Buongiorno amici trader e bentornati ad una nuova puntata con Cronesi Tecnica di Finanza Online. Partenza al ribasso per Piazza Affari e le borse europee, a pesare sugli scambi le incertezze legate allo scontro commerciale tra Stati Uniti e Cina, in vista del G20 in Giappone in programma venerdì e sabato. A pesare ulteriormente lo scontro tra Stati Uniti ed Iran, dopo che il presidente Trump ha imposto nuove sanzioni al paese. Il focus di oggi è rivolto al discorso che terrà il presidente della Fed Powell dopo i recenti attacchi di Trump. In questa puntata parleremo di FTSE MIB e analizzeremo insieme altri due titoli, Atlantia e CNH Industrial. Il FTSE MIB avvia gli scambi oggi in calo dello 0,4% in area 21.180 punti, dopo aver perso circa mezzo punto percentuale nella seduta di ieri. In Italia attenzione all'asta del tesoro che offrirà CTZ e BTP legate all'inflazione per un importo tra 2,25 e 3,25 miliardi. Domani sul tavolo della Commissione UE ci sarà ancora il caso Italia con la prospettiva di procedura di infrazione ancora aperta. Tornando al grafico, l'indice italiano dovrà ritrovare la forza per tentare l'assalto a resistenza in area 21.500 punti. Con il break di tale livello si aprirebbero le porte per il target di breve periodo più importante, ovvero i 22.000 punti. Per il momento l'impostazione grafica del FTSE MIB è positiva, quindi il target a 22.000 punti sembra ancora fattibile. Solo il break con forza dei 22.000 punti aprirebbe la strada all'indice per puntare ai massimi del 2018 a 24.500 punti. A ribasso invece la rottura dei 21.000 punti potrebbe provocare momenti di breve verso 20.471 e 20.236 punti. Qui giace un importante supporto che se infranto darebbe sfogo ai ribassisti verso 19.500 punti. Scopri il certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Oggi Atlantia per il basso dello 0,5% a 23,6 euro, dopo aver chiuso la seduta precedente rialzo di oltre 2%. Il quadro grafico della holding della famiglia Benetton sta tornando verso i massimi dell'anno, toccati lo scorso 2 maggio a 24,47 euro. Dal 20 maggio scorso, giorno dello stacco di Vivendo che ha provocato un forte gap down, il titolo ha recuperato circa il 10%. La candela nera long day di venerdì scorso con elevata volatilità e volumi ha però vanificato il tentativo facendo tornare Atlantia verso i 24 euro. In tale scenario la rottura con forza dei 24,34 euro potrebbe aprire la strada verso zona 25 euro. Se segnerà con il superamento dei 25,14 euro il titolo tornerebbe sui valori antecedenti al crollo del ponte Morandi a Genova avvenuto lo scorso agosto. Caso di debolezza invece ritorno sotto i 23 euro, probabile discesa verso i successivi target a 22,14 e 21,62 euro. Scopri cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Partenza in rosso per CNH Industrial che avvia gli scambi in ribasso dello 0,4% a 8,9 euro, dopo la seduta ieri sostanzialmente piatta. Dopo essersi avvicinato ai minimi dell'anno lo scorso 3 giugno in area 7,6 euro, il titolo ha intrapreso un trend rialzista, riuscendo a recuperare circa il 15% e rompendo con volatilità la resistenza statica a 8,6 euro. Ora CNH si trova a fronteggiare i 9 euro, area di resistenza statica importante anche per la presenza della media mobile 200 periodi. Il livello vicino all'ipercomprato su RSA, i volumi importanti in salita, indicano che i compratori sono ancora molto forti. In tale contesto, con il superamento di area 9 euro, il tipo potrebbe mettere il mirino 9,50 e 10 euro. Per un primo segnale ribassista invece si dovrà aspettare il ritorno sotto 8,6 euro, che potrebbe provocare cadute verso 8 e 7,6 euro. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122.